Ciao, sono Rosa del Centro del Cartomanti Europei. Sono esperta in questioni di affari e denaro. Le mie carte ti offriranno la verità che desideri conoscere. Guarda i miei consulti in diretta in streaming sul sito www.cartomantieuropei.it e seguici tutti i giorni in TV. Chiamami allo 0773 49 36 60. Ti aspetto. Buongiorno e ben ritrovati. Eccoci di nuovo qui, carissime amiche. Siamo qui nel nostro centro, e vostro ovviamente centro, Cartomanti Europei. Oggi sono di nuovo io, Rosa, a cogliere le vostre chiamate, molto lieta, a essere alla vostra disposizione. E vi ricordo, carissime amiche, che siamo in diretta su streaming, sempre sul nostro sito www.cartomantieuropei.it. Affrettatevi. Chiamateci sui numeri sopra impressione. Vi ricordo anche che c'è il nostro concorso delle streghette. Partecipate al nostro concorso delle streghette. Potete chiamare i numeri 899 84 68 20 oppure il numero 0773 49 36 00. Potete raccogliere i punti fino al 31 agosto, quindi per ogni minuto di conversazione che voi fate con le nostre migliori cartomanti, verrà debitato un punto, quindi un minuto di conversazione, un punto guadagnato. Potete raccogliere anche i punti dell'anno scorso e ci sono un mondo meraviglioso di premi, momenti di relax per due, indimenticabili soggiorni, minuti gratuiti sempre per conversare, per parlare con le nostre migliori cartomanti. Quindi affrettatevi. Vi ricordo anche una volta i numeri per ogni minuto di conversazione che vi viene addebitato un punto e potete partecipare al nostro concorso delle streghette. 899 84 68 20 oppure il numero 0773 49 36 00. Ecco, ogni minuto di conversazione è un punto guadagnato. Soltanto il nostro centro vi premia così. Vi ricordo di nuovo che siamo sempre in diretta, sempre su streaming. Eccoci. Buongiorno, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Ciao, sono Antonella. Benvenuta in linea, Antonella, come stai? Bene, senti, mi posso chiedere sull'amore, il Certo, nuovo amore se ci sarà un'altra situazione amorosa comunque che ti viene incontro, Antonella. per me? Sì. Allora, dammi i tuoi dati, quanti anni hai e di che segno sei? 28 cancro. 28 cancro. Allora, io intanto, Antonè, mischio le carte. Quando ti senti pronta, dammi lo stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora, hai appena, oppure diciamo da un po' di tempo, chiuso una storia, Antonè? Passato. Sì, una storia passata in cui ti sei fatta male, giusto? Nel senso che, diciamo, c'è stato troppo amore da parte tua, troppa, diciamo, sei stata troppa leale, però è come se non ti, quest'uomo oppure questo ragazzo non ti ha valutato. Però le carte mi danno, nonostante a tutto, mi esce Imeneo, quindi un nuovo inizio, una nuova situazione, come se tu, diciamo, gli vuoi dare chiusura da una parte alla vecchia storia, alla vecchia situazione, e poi ovviamente, mi senti, Antonè? Sì, Ecco, presente. e vuoi dare inizio a un'altra storia, però le carte mi danno proprio l'allegria, ma nello stesso tempo la carta del bambino. Eccoci, che vuol dire? Ci sarà l'inizio di una bella storia d'amore, con dei sentimenti dolci e sinceri, come quelli di un bambino. Però questa storia del passato, le carte danno che non si considera chiusa comunque da uno delle due, da parte tua oppure da parte di quel ragazzo, Antonè? Quindi tutti dici, cioè come. A me mi esce lui con l'abbattimento morale, con la carta del vedovo, nel senso che ha dei rimpianti, si sente male, lo sa oppure fino a un certo punto si è reso conto che ha sbagliato di grosso nei tuoi confronti.
anche se ti ha fatto male, anche se diciamo non è stato l'uomo che tu vorresti che lui fosse. E per questo la carta mi fa vedere lui che si sente male per il danno, per il dispiacere che ti ha dato. Ma come si chiama lui, Antonè? Lui si chiama Rocco. Rocco? Quanti anni ha Rocco e di che segno Sono 41. è? 41. E l'ultimo contatto con Rocco era? Ecco. Proprio anni, un po'. Infatti, anche se ovviamente non diciamo questi anni sono passati, oppure questo tempo è passato, di nuovo ecco, tu rimani la sua amatrice, perché mi esce già dalla prima spaccatura, scusami. La matrice vuol dire che lui conserva, vuole di nuovo rimediare, anche se non ha avuto la forza. La matrice vuol dire che ci sono ancora dei sentimenti da parte di lui, però non ha trovato la forza comunque di venirti incontro. Quindi tu mi dici che il non ce Allora, l'ho facciamo questa domanda alle carte. Ma nel frattempo, Antonella, nessuna chiamata, anche tramite le terze persone? Ah, sì, sempre cose di certe persone, sì. Ah, diciamo, tra gli amici in comuni oppure. Sì, anche se io mi sono staccata, perché... Ecco, però lui continua, diciamo, se si può dire, a cercarti tramite queste amicizie vostre, giusto? Sì, ma io l'ho rotto, quindi non so Ecco, più... tu hai chiuso in un modo definitivo. Allora vediamo un po' se ci sarà un ritorno vero e proprio da parte di Rocco. Visualizzami lui e dammi lo stop quando vuoi, Antonella. Destra, sinistra o centro? A sinistra. Eccoci. Già dal primo inizio la carta mi fa vedere proprio un chiarimento che lui vuole avere nei tuoi confronti. Ma c'è stato il vero chiarimento, nel senso che lui ha accettato i suoi sbagli, no? No, non devo raccontarmi. Infatti le carte danno proprio il viaggio, cambiamento di posizione da parte di lui verso di te. Però nel frattempo le carte danno anche un nuovo inizio, nel senso un gran signore, un altro uomo che ti viene incontro, oppure una nuova storia. Quindi nel frattempo esce tramite le carte il cambiamento di posizione da parte di Rocco, quindi anche se sta un po' in ritardo, diciamo la verità, perché ne ha avuto già tempo abbastanza. Di cambiare atteggiamento, di venirti incontro, di chiederti perdono. Però il suo ritorno le carte me lo fanno vedere, me lo danno. Perché ecco, la matrice è l'amante, quindi i sentimenti, nonostante il tempo passato, sono rimasti validi per tutti e due. Però le carte danno anche una nuova entrata. Eccoci, non so, ci segui? Siamo in diretta? Sì. Ecco. Gran signore in questo caso, una nuova entrata, ma nello stesso tempo ecco l'Imeneo, un buon inizio comunque che ti viene incontro. Sarai sempre tu, Antone, comunque a decidere se accettare. Vuoi vedere il tempo di questo ritorno? Allora, riguardo alla tempistica, la carta del viaggio ha una tempistica, diciamo, precisa, se si può dire. La tempistica della carta del viaggio ti dà il tempo entro 2 al massimo 3 mesi riguardo al ritorno da parte di lui. Ritorno non ti posso dire che viene direttamente, diciamo, a piano piano, è come se lui cercherà piano piano di avere almeno l'amicizia, diciamo, fra voi due, perché ovviamente sa, la carta danno proprio un esame di coscienza che lui ha fatto e ha trovato lui stesso colpevole, ma non soltanto una volta. Tante volte nei tuoi confronti, Antonè. Quindi lui verrà con dei passi costanti verso di te, però piccoli, piano piano a avere di nuovo la conversazione. Ecco, la carta mi dà la conversazione di nuovo, quindi lui vuole, desidera un chiarimento. Poi piano piano per venirti incontro, per, diciamo, dare la fiducia che probabilmente tu non ce l'hai più in lui. Ecco, la fiducia non ce l'hai più. E perché? Perché hai dato troppo fiducia in lui. Sei stata troppa. Giusto, Antonè? Ecco, sei stata troppo buona. Io ti vedo già che nel frattempo, durante questi anni, ecco, mi esci tu con la carta dei sospiri, quindi tormentata, incerta,
Non eri sicura, non avevi e non hai ancora le idee chiare, molto attaccata al passato, quindi probabilmente all'inizio della vostra storia con Rocco, all'inizio quando tutto ciò andava meglio. Ma questo, diciamo, questo allontanamento è stato per via di una terza persona? Non so, amica, lui, come si è innamorato di Sanità. Ecco, perché la carta mi dà la giovane fanciulla, nel senso una terza persona che si è messa comunque nei vostri confronti. Però tu mi esci la matrice, non mi esce questa ragazza, non so se lui attualmente ne sa qualcosa, loro stanno insieme oppure no. Non lo so, lei sta, forse lei sta con un altro. Eccoti, quindi per lui comunque non era una storia importante, era giusto, diciamo, una storiella, se si può dire, però lui si... Ecco, questo ti stavo dicendo, che lui si sente colpevole, perché ha lasciato che questa ragazza, questa donna, si intromesse nella vostra storia. Diciamo, le carte danno comunque una storia solida, ma è da tanto anni che eravate insieme, Antonè? No, però quando fossero questi problemi mi diceva, però ormai la storia è consolidata, ecco. Insomma, c'erano tutte queste cose. Ecco, una storia forte, diciamo, una storia solida, non è che avevate già iniziato da 2 mesi, diciamo, e era una storia presa con una leggerezza, no? Ecco. Però lui ha lasciato, diciamo, si sente colpevole in questo modo, che ha lasciato questa ragazza, questa donna, che poteva mettere, diciamo, fra voi due. Ma nel frattempo, lui ovviamente, questa donna, io la vedo già con la carta della crisi, nel senso che si sente sola, è come se lei non ha ottenuto quello che ha voluto, nel senso che ovviamente è loro... Amica, nel senso che è la tua amica, non so se tu una persona ancora, non saprei di dire. Qui si tratta, in questa stesura, le carte danno proprio il motivo del suo allontanamento da parte di Rocco, quindi è stata questa cosiddetta amica comunque che si è messa in mezzo, però oramai... Un po' da bugie... Comportava male con noi, non lo so, cattivo, non lo so. Ecco. Però comunque lei non ha ottenuto quello che voleva, nel senso che voleva probabilmente di rimanere con Rocco oppure di portare avanti la storiella con Rocco, però non è riuscita. Quindi lui ha, diciamo, si sente colpevole proprio per questo motivo, che ha lasciato una storiella oppure un flirt di 2 giorni a rovinare una storia forte, forte come la vostra. È per questo che si sente 2 volte colpevole. Le carte comunque danno il cambiamento di posizione da parte di lui, come se lui vuole dare un nuovo inizio alla vostra storia. Lo so che un po'... Ce l'ha il coraggio, infatti. Ecco, probabilmente il coraggio lo troverà. Fino in questo momento non l'ha trovato, proprio per i suoi sbagli del passato. Proprio perché è stato infantile, è stato come, diciamo, le carte danno un Rocco che si è ingannato con una lecca, diciamo così, da questa donna, da questa ragazza. È per questo che lui si sente male, si sente colpevole. Però, dimmi. Non dico fa bene. Ecco, per forza, perché ha rovinato, tra le virgolette, comunque una bella storia. Ma nello stesso tempo le carte danno sia il ritorno da parte di Rocco, anche un gran signore che ti viene incontro. Un uomo. Quindi questo gran signore è un'altra persona ancora. Un'altra persona, un nuovo, diciamo, una nuova entrata nella tua vita. Le carte danno un uomo serio, protettivo, amabile e disponibile, quindi poco compatibile con Rocco in questo caso. Ma tu dici che lo conosco già? Allora, vediamo un po', facciamo questa domanda, se tu lo conosci già, questo gran signore. Dammi lo stop quando vuoi, Antonè. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora, già dall'inizio non mi esce fuori, comunque, che tu attualmente lo conosci. Non mi esce fuori. Non so se tu hai intenzione di fare qualche viaggio, qualche spostamento. Sì, Antonella? Per lavoro, per qualsiasi motivo, però la carta mi dà, ecco, l'allegrezza al cuore, quindi una situazione oppure un incontro che tu ovviamente quest'uomo non l'hai ancora conosciuto, lo devi conoscere, Antonella. Sarai tu sempre a decidere,
a dare la possibilità a questa nuova entrata, a questo nuovo uomo di venirti incontro nella tua vita, oppure di rimediare la vecchia storia con Rocco. Le carte non danno la scelta, danno soltanto queste due possibilità. Un rientro da parte di Rocco, però ovviamente tu andrai avanti con i piedi di piombo, visto che hai bruciato le dita, diciamo, nell'ultima storia con lui, oppure questa nuova entrata di questo nuovo uomo, che le carte me lo danno comunque libero. Ha avuto le sue storie, però le carte me lo danno attualmente libero, questa nuova entrata. Va bene, Antonè? E quindi entro quando c'è questo nuovo uomo? Allora, il ritorno di Rocco, le carte danno comunque entro 3 mesi. Ecco, riguarda questa nuova entrata, sì, le carte danno già nel mese di agosto, oppure all'inizio del settembre. Va bene? Sarai sempre tu a decidere, Antonè. Fatti forza. Chiamaci per approfondire, per, diciamo, per vedere più in là, va bene? Grazie. Grazie. Buona giornata. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao. Eccoci, carissime amiche, siamo di nuovo qui. Vi ricordo che ci sono le repliche, quindi se non avete la possibilità di seguirci in diretta, sempre sul streaming www.cartomantieuropei.it, ci sono le repliche. Quindi potete in TV sui canali Sky, Starsat 897 e 911, lunedì dalle 20 alle 21, martedì 14 fino alle 15, mercoledì 21 fino alle 22, giovedì 11 fino a mezzogiorno, venerdì 10 fino alle 11, anche sabato 10 fino alle 11 e domenica 22 fino alle 23. Su canale Sky 882 892 898 925 948, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 19 alle 20, oppure sul canale 9, sul canale 76 151 e 154, lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 10. Eccoci. Potete seguirci anche su YouTube, carissime amiche, quindi sempre su Cartomanti Europei, sempre sul nostro sito www.cartomantieuropei.it, su Twitter, @ Rinascente. Potete ascoltare. Ecco. Buongiorno, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Ciao, sono Sabrina. Benvenuta in linea, Sabrina, come stai? No, mi chiamo Sonia. Ah, Sonia, scusami. No, Sonia. Che figurati. Dimmi tutto, Sonia. Allora, senti, io sono nata il 22 gennaio del 74. Sì. E volevo sapere i sentimenti da parte di un uomo che si chiama Vincenzo. Sì. E è nato il 21 gennaio del 74. 74 sì. Pure lui. Esatto, bravissima, sì. Volevo sapere se mi dici un ritorno da parte di questa persona, perché non passiamo un buon periodo. Capisco. E l'ultimo contatto con Vincenzo, Sonia, è stato? No, è stato, siamo stati lontani una settimana e poi siamo stati oltre, abbiamo avuto discussioni, quindi poi siamo andati via. Capisco. Ma tutte e due siete soli? Nel sì, senso... siamo liberi, una storia seria, sì, diciamo, vediamo, è una storia libera. Allora, visualizzami Vincenzo, Sonia, e dammi lo stop quando vuoi. Va bene così. Destra, sinistra o centro? Destra. Destra. Allora, già dall'inizio mi escono delle notizie da parte di lui, delle comunicazioni, ma anche delle visite verso di te. Si sente male. Eccoci, sì. Le carte danno proprio la carta del vedovo, quindi la sua solitudine, i suoi rimpianti per il modo in cui si è comportato nei tuoi confronti, per il male che ti ha portato, per questo malessere, ma nello stesso tempo la carta mi dà il suo abbattimento morale. Ha paura di una chiusura nei tuoi confronti, ma c'è stato un brutto litigio, giusto? Forte, diciamo. Sì, ma è lui che mi lascia, capito? Non sì. Sono io. Certo, è sempre lui, diciamo, a essere altalenante nei tuoi confronti.
perché le carte danno comunque un vincenzo con dei alti e bassi, nel senso che è una storia forte. Ecco, le carte danno una storia forte, però lui che ogni tanto è come se gli prende qualcosa, non è sicuro, non è determinato nei tuoi confronti, oppure usa delle scuse comunque che non sono valide, nel senso che non ci sono in mezzo né delle altre situazioni né delle altre persone. Quindi è come se lui ha paura di prendere le sue responsabilità riguardo a questa storia. Ma è da tempo che state insieme? Sì, quasi 2 anni. Quasi 2 anni. Ecco, la carta del bambino, non so se tu ci segui, siamo in diretta su streaming, Sonia. Ecco, la carta del bambino vuol dire comunque un uomo che ha dei sentimenti dolci e sinceri come quelli di un bambino verso di te, però dall'altra parte ha avuto oppure ha paura di prendere le sue responsabilità per il vostro rapporto. Il vostro rapporto, diciamo, è cominciato come un gioco oppure come una storia leggera, però piano. No, no, era un rapporto molto serio iniziato. Sì, però piano piano, ecco quello che ti stavo dicendo, piano piano la storia è diventata troppo forte, Sì, troppo esatto. potente, ecco, quindi diciamo già dall'inizio vi siete partiti al massimo, però da Esatto, sì. parte di lui, ecco, la carta mi dà questa paura di prendere le responsabilità, ma voi avete mai parlato di una convivenza? Sì, ma non si è mai diceva sempre che voleva andare a convivere, ma non prendeva mai la strada, quindi io non gli ho detto questo, dice bugie qua. Ecco, ma era lui comunque che diceva di avere una convivenza? Ecco, Sì, lui. perché la carta mi fa vedere anche dei progetti da parte di lui, dei progetti ancora non realizzati per via di queste paure, ma non è che questi progetti lui non ce li ha. Ecco, le carte danno proprio la carta della fedeltà, che vuol dire successo amoroso, nonostante questi alti e bassi. Le comunicazioni ci saranno da parte di Vincenzo. La carta mi dà, ecco, la prossima novella, quindi una comunicazione a breve, ma anche il messaggero, che vuol dire arriveranno, eccoti, arriveranno delle notizie rassicuranti da parte di lui, ma anche. Mamma mia, guarda, non ci credo più perché sono 3 mesi che fa questo, capito? Sì, però tesoro, pure tu non è che hai sbagliato, ma nel senso che le carte danno un Vincenzo accomodante nei No, il tuoi confronti. contrario, io sono accomodato.